La lezione di oggi sarà particolarmente densa e complessa. Come vi ho anticipato nelle lezioni precedenti e come vedrete anche in quella odierna, la lezione di oggi è consacrata ad alcuni degli aspetti più salienti della ricostruzione storica attraverso l'archeologia. Aspetti salienti che si intrecciano fortemente con tre temi, che sono quelli della ricostruzione sociologica, che ho sintetizzato con il termine società, quello della ricostruzione dell'identità intesa come identità in generale, identità personale e come identità etnica, e il terzo, quello delle dinamiche di genere. Sono tre coordinate essenziali, forse le più importanti alle quali può aspirare l'archeologia, al di là di quelli che sono poi invece quelle che sono le coordinate relative alla ricostruzione degli eventi storici attraverso l'archeologia, sulle quali ci siamo soffermati nella prima e anche nella seconda lezione. Potrete notare un notevole stacco qualitativo e contenutistico rispetto alle prime due conferenze. La prima lezione è stata consacrata a due dei punti più elementari che sono dietro al lavoro dell'archeologo, con un focus intorno ad una esperienza esemplare di didattica archeologica. La seconda lezione è stata finalizzata a fornirvi indicazioni in merito alle novità o ai temi generali dell'archeologia del territorio. Quella odierna è forse tra le tre lezioni frontali previste da questo corso, quella nella quale maggiormente le problematiche tecniche e metodologiche dell'archeologia si fondono con quelle dell'antropologia, fornendo un quadro che non è certo, non vi sarà presentato in termini didattici, ma vi sarà presentato in termini che potrei dire accademici, alla luce di una serie di esperienze concrete nelle quali sono stato impegnato in prima persona. Quindi proprio degli esempi pratici del lavoro dell'archeologo, che vi possono fornire degli strumenti di riflessione, degli strumenti metodologici da poi organizzare nella trasmissione di tali contenuti ai vostri allievi, perché bisogna tener conto che il parterre, il pubblico che si è registrato a questa conferenza, a questo ciclo di lezioni, afferisce a scuole di ogni ordine e grado, quindi si trova a dover affrontare problematiche di vario genere, quindi si passa dall'esperienza dei bimbi più piccoli della scuola primaria fino all'esperienza appunto che si ha con gli studenti liceali, e so che fra di voi inoltre sono presenti diversi studenti universitari, non solo di archeologia, pertanto quello che vi presenterò oggi è un mix di stimoli per poi eventualmente, se rimane a tempo a fine di questa lezione, fare una rapida riflessione su come queste tre lezioni, alle quali poi si aggiungerà quella del 6 di novembre, si possono tradurre in programmi didattici. Vedremo se ci sarà il tempo per dirlo oggi, altrimenti lo faremo nella prossima occasione. Vi anticipo anche che quanto dirò oggi, con esempi volutamente tratti da realtà estranee a quella di questo museo, diventerà elemento portante, cardine, per affrontare la visita particolare, la visita guidata particolare che ho predisposto proprio in occasione di questo ciclo. Una visita nella quale cercheremo di vedere la didattica museale proprio dalla prospettiva di chi la deve fare e degli obiettivi che con essa vuole raggiungere. L'altro elemento essenziale da dire prima di introdurre questa lezione è che essa è direttamente collegata con una iniziativa di cui la sovrintendenza per il secondo anno si fa portavoce in occasione della giornata indetta dall'ONU per la riflessione
sulla violenza contro le donne il 25 novembre. La nostra sovrintendenza, nelle sue tre sedi distaccate di Parma e di Ferrara e quella centrale di Bologna, organizza quest'anno, come lo scorso anno, un evento che si distribuirà su tre giornate, quella dedicata al Museo di Ferrara e domenica 24 di novembre, giornata nella quale non solo si terrà in questa sala una tavola rotonda con associazioni di volontariato attive sul territorio in relazione proprio alle problematiche dell'integrazione delle donne e delle donne che hanno subito violenza, ma servirà anche per presentarvi una mostra che inaugureremo in tale occasione, nella quale cercheremo di raccontarvi attraverso i materiali presenti in questo museo quelle che sono le molteplici sfaccettature dell'universo femminile, così come possono essere ricostruite attraverso l'archeologia e il mito, i tanti miti che sui vasi di spina ci consentono di raccontare la società del passato, in particolare quella greca, nella sua reinterpretazione da parte del mondo etrusco. Per cui auspico che riusciate, nonostante sia domenica, non solo a venire voi in prima persona, ma anche a portare, organizzarvi per portare alcuni dei vostri allievi o delle vostre classi. Naturalmente l'esperienza non si addice propriamente al pubblico di ragazzi della scuola primaria, chiaramente si tratta di problematiche che possono essere affrontate soltanto con un'età maggiore. Ai bambini potrebbe invece essere mostrata la mostra che organizzeremo. Ad ogni modo saremo davvero lieti che questo impegno, che ha ottenuto anche il patrocinio dell'adesione del Presidente della Repubblica, vi vedesse partecipi, perché nel maggior modo possibile, poiché è un tentativo da parte di chi fa il mio lavoro di sensibilizzare attraverso il patrimonio del nostro passato su problematiche del nostro presente davvero molto molto complesse, che riempiono in modo struggente la cronaca quotidiana e sulle quali è opportuno mai fermare la riflessione. Noi cercheremo di farlo con uno sguardo al passato, e anche nella lezione di oggi, affrontando le problematiche del genere, vi introdurrò ad alcuni di quelli che sono gli aspetti che l'archeologia è in grado di cogliere rispetto a quello che è l'essere uomini e donne del passato, così come lo si può ricostruire, ad esempio attraverso un contesto funerario. L'immagine con la poesia dei bambini della scuola di Pilastri, un leitmotiv di questa serie di incontri, ve la lascio scorrere semplicemente perché da questa cominciamo illustrare quello che vi ho poco fa sintetizzato, cercando proprio di far parlare quei cocci. Non so se fra alcuni di voi qui presenti ci sono stati quelle decine, centinaia di persone che sono venute sabato scorso alla visita con rievocazione inclusa. Ecco, l'esperimento di sabato scorso è uno di quegli esperimenti che potremmo definire didattici, davvero aperti alla didattica. Infatti abbiamo avuto un nutrito e folto nucleo di bambini e di giovani, che è il pubblico che purtroppo manca di più in questo museo, salvo i bambini che lo vengono a visitare in occasione di visite didattiche, che nell'ordine di circa 250-300 persone è rimasto fino alle 24 ad ascoltare il sottoscritto che li accompagnava in una visita guidata nella quale i contenuti di questo museo sono stati raccontati in tutta la loro complessità, ma nella quale si è voluto accompagnare il racconto con una rievocazione, un reenacting, un elemento di spettacolarizzazione, con molti anacronismi che sono una cosa difficilmente evitabile, salvo che non si lavori ad altissimi livelli, insomma soltanto un Ridley Scott, e nemmeno lui, o chi ha il potere di organizzare eventi cinematografici di quel livello è in grado di rifuggire da errori o eventuali anacronismi, e non mancano anche in questo genere di film. Ciò che era importante è il racconto che c'è stato intorno a quelle scene che si è scelto di evocare,
una delle quali, appunto, se eravate presenti lo ritroverete appunto in queste immagini, ed è stata dedicata proprio alla nostra prima sala di questo primo piano del museo, dedicata alla necropoli, dove, rievocando accanto alla rievocazione archeologica della sepoltura il contesto di appartenenza, lo vedete chiaramente in queste immagini di sabato scorso, abbiamo cercato di spiegare come si possa interpretare il significato simbolico degli oggetti facendo parlare quei cocci, così come recita la poesia dei bambini di Pilastri, e animando una scena in modo più o meno veritiero. Tra gli anacronismi potete notare una serie di vasi che naturalmente appartengono a epoche diverse, non sarebbero mai potuti essere trovati, essere stati trovati nello stesso contesto. Tuttavia il discorso, la narrazione spettacolarizzata che abbiamo costruito, riteniamo sia stato un veicolo efficace per comunicare quanto di più complesso l'archeologia può offrire nell'interpretazione dei codici funerari e in generale dei codici del passato, come vedremo proprio in questa lezione che adesso comincia. Le coordinate, come vi dicevo all'inizio, sono state riassunte da queste tre parole: società, identità, etnica, genere ed età. Il primo elemento che va introdotto, appunto, prima di soffermarci sul primo capitolo di questa narrazione, è quello relativo al concetto di ideologia funeraria. Come si è arrivati a interpretare questo concetto? L'immagine che avete sotto i vostri occhi è una delle più belle illustrazioni di tombe etrusche apparse nella prima metà dell'Ottocento. È relativa, anzi intorno alla metà dell'Ottocento, siamo proprio, mi sembra, 1854. È la raffigurazione di una tomba veiente. Veio è una città vicino a Roma, l'acerrima nemica di Roma nelle fasi iniziali della storia latina. Questa tomba è stata scoperta, fra virgolette, dicevano la documentazione archeologica, nel 1850 circa, e sarebbe stata rinvenuta intatta. Avrebbe avuto un corredo di raffigurazioni dipinte tra le più antiche, fra quelle note, siamo nel tardo orientalizzante, e un corredo di materiali coevo a queste raffigurazioni con alcuni oggetti che avrebbero indicato un riutilizzo della sepoltura anche in età arcaica. Il corredo di questa tomba venne acquistato dal marchese Campana, la cui collezione poi venne ceduta quasi integralmente al Louvre, dove parte di questi oggetti sono esposti. Ciò che l'archeologia però ha ricostruito attraverso la ricerca archivistica è come in realtà questa sepoltura fosse un falso costruito forse per ingannare l'incauto acquirente di quegli oggetti, poiché dei disegni conservati appunto in alcune collezioni e rinvenuti soltanto negli anni Ottanta del secolo scorso hanno dimostrato che questa tomba era già stata scoperta nel 1820, circa 30 anni prima della scoperta ufficiale, che essa era già stata violata e pertanto che il corredo funerario, gli affreschi non sono mai stati oggetto di smentita rispetto alla loro autenticità, magari qualche ritocco, ma non grosse smentite. Vi dicevo, il corredo è stato frutto di una ricomposizione con materiali provenienti da diverse aree dell'Etruria meridionale. E cosa significa quindi la scritta ideologia funeraria al di sopra di questa immagine? L'Ottocento, ma ancora prima, il Settecento, insomma, soltanto in tempi recenti abbiamo sviluppato adeguati strumenti critici per comprendere e interpretare criticamente il contenuto di una sepoltura. A volte l'archeologo, e lo vedete, capita molto spesso se scorrete qualunque giornale, qualunque quotidiano, soprattutto laddove si fa del sensazionalismo archeologico, beh, l'archeologia è spesso soggetta a gravi fraintendimenti, sovrainterpretazioni o inganni. Ci sono persone che ancora oggi si divertono a ingannare gli archeologi, e ci sono casi celebri, ancora oggetto di contenziosi, il disco di Festos, alcuni ritengono che sia un falso, addirittura l'iscrizione
nella quale viene riportato il nome di Figlia, Figlia Seni, io sono di Figlia, su un coccio rinvenuto nella presunta bottega di Olimpia, dove appunto questo celeberrimo artista dell'età classica avrebbe realizzato la statua di Zeus. Molti inganni hanno colpito gli archeologi, ma spesso gli archeologi da soli si ingannano, e ciò lo vedete ben rappresentato in questa immagine, che per chi fa il mio mestiere è abbastanza nota, anche se è diffusa soprattutto nel mondo anglosassone, nella quale si è voluto presentare l'interno di una stanza di albergo denominato evocativamente Tutankhamon Motel, come se fosse l'interno di una sepoltura, con tutte le interpretazioni alle quali gli archeologi potrebbero essere portati, interpretando un televisore come un altare rituale, un telecomando come uno scettro e così via. Ognuno di questi oggetti può essere, attraverso una prospettiva nella quale si eccede nella sacralizzazione della realtà o nel fornire una veste rituale a ciascun oggetto, si eccede nell'interpretazione. Appunto, si fa quella che chiamavo poco fa sovrainterpretazione. A volte questo è un errore commesso dagli archeologi in modo più o meno inconsapevole, ma a volte, come dimostra bene quest'altra vignetta, l'inganno, come nel caso della tomba campana, può essere destato da chi costruisce arbitrariamente un contesto o da chi è il protagonista a sua volta di questo contesto, poiché oggi, come da sempre, l'uomo tenta di rompere quelli che sono i limiti del tempo e cerca di andare oltre la sua esistenza terrena per creare un dialogo con chi verrà dopo di lui. Questo dialogo può essere un dialogo spontaneo, cioè quello che è il prodotto di azioni che vogliono esprimere determinati concetti, oppure può essere un dialogo ideologicamente filtrato, come in questa vignetta, nella quale l'inserimento di una zana di mammut all'interno di una sepoltura è fatta apposta per mettere in crisi degli archeologi. E chi fa il mio mestiere deve sempre essere pronto a scoprire questi inganni. E io personalmente mi sono imbattuto in due situazioni di questo tipo. Una relativa ad una serie di contesti molto importanti per l'inizio della colonizzazione a Kuma, uno dei siti più noti della Campania, dove dei contesti rimescolati erano stati presentati come contesti funerari effettivi, e sulla base di essi si era ricostruita addirittura la cronologia dell'età del ferro. Scavi di archivio mi hanno portato a dimostrare che, per vari motivi che non vi sto qui a riassumere, quei contesti non erano così come erano stati noti. Oppure in un altro caso, nel quale mi sono permesso di criticare la ricostruzione proposta di una sepoltura sulla base di alcuni, forse una delle più importante collegata alla prima colonizzazione, la tomba della coppa di Nestore di Pitecusa, quella con l'iscrizione più antica relativa che riporta dei versi dell'Iliade, poiché una lettura complessiva della necropoli di Pitecusa faceva emergere delle anomalie che si potevano spiegare soltanto, a mio avviso, alla luce di un errore interpretativo degli archeologi. Chiaramente ci vuole del tempo prima che che pagine di questo tipo possano essere acquisite ed ammesse, perché la cosa più difficile che esiste è scoprire un errore, l'errore di un archeologo, e smentirlo, poiché colui che commette l'errore è anche colui che fornisce gli strumenti che possono consentire di approvarlo o di smentirlo. Chiaramente parlo di esempi che sono tratti dalla mia esperienza personale, perché mi è più facile sintetizzarli e risponderne, ma ve ne sono tanti, tanti altri. Veramente, negli ultimi anni, l'archeologia ha capito che non poteva da sola aspirare ad un grado di ricostruzione, soprattutto per quelle civiltà del passato che non hanno trasmesso in prima persona il loro racconto. Per cui, soprattutto negli ultimi 50-60 anni, l'archeologia ha cominciato a guardare all'antropologia come uno strumento efficace, soprattutto dal punto di vista critico, per affrontare i problemi delle società
di livello etnografico, quelle che noi chiamiamo protostoriche. In realtà molte suggestioni l'antropologia le ha date anche per quella che è la ricostruzione storica. E alla luce di quel discorso che facevamo, è proprio attraverso l'antropologia che vi voglio molto rapidamente introdurre a due concetti che sono essenziali per capire il modo in cui le sepolture devono essere interpretate. Il primo concetto è quello che può essere riassunto dai termini isomorfismo funerario. Questo termine complesso indica nella realtà un fatto che è sotto gli occhi di tutti, cioè che la sepoltura riproduce una realtà effettiva, non filtrata ideologicamente. E l'esempio più noto a livello antropologico è quello dei figurative coffins dell'etnia Ga Adangbe del Ghana, nella quale le tombe, quella che vedete è una tomba, una bara, sono configurate in modo tale da riprodurre qualcosa che il defunto in prima persona riteneva particolarmente significativo. Questa immagine, risalente agli anni 30, riproduce un'imbarcazione, perché il defunto che avrebbe dovuto essere sepolto al suo interno, in prossimità di questa curiosa bara, aveva lavorato come marinaio. Negli anni queste bare sono diventate una vera e propria arte e i Ga Adangbe si sono sbizzarriti nel configurare bare con tutte le forme possibili, forme che chiaramente denunciavano quella che per questa popolazione costituiva un'aspirazione dal punto di vista sociale, dei veri e propri status symbol cui essi durante la loro vita evidentemente hanno aspirato e che alla fine hanno desiderato divenissero i loro contenitori per l'eternità. E davvero ve ne sono di tutti i tipi e sono stati oggetto negli ultimi anni di diverse esposizioni e di diversi studi. Questo è un caso eclatante di isomorfismo funerario che può essere interpretato solamente nel momento in cui si cala la società che ha prodotto questi oggetti nel suo contesto storico e geografico. E poi abbiamo lo specchio dell'isomorfismo, cioè proprio ciò che è il contrario di quello che apparirebbe se noi dovessimo ricostruirlo solo attraverso la ricostruzione archeologica. È merito di Francesco Remotti, uno dei più illustri antropologi italiani, aver studiato i rituali funerari dei Banande, una etnia del Congo, della Repubblica Democratica del Congo, che ha delle pratiche funerarie molto particolari. I defunti più umili vengono sepolti all'interno di un bananeto, in fosse collocate a pochissima profondità dal livello del terreno, che tuttavia, per il fatto di essere scavate, lasciano delle tracce consistenti. Il corredo funerario è ridotto ai soli oggetti che il defunto portava con sé. I re di questa etnia, e dal punto di vista della regalità è una società che pur semplice mostra uno stacco tra le varie classi sociali, i re subiscono un rituale funerario completamente differenziato. Questa è un'immagine dei bananeti, luoghi per eccellenza della putrefazione, dove la putrefazione naturale si fonde con quella dell'uomo nel suo processo di decomposizione. I re, vi dicevo, non vengono sepolti per terra, ma vengono sospesi ad alberi all'interno di una foresta ben visibile dal centro abitato e vengono lasciati lì esposti e coperti da una serie di barriere che ne impediscono la visibilità. Periodicamente vengono osservati da sacerdoti che controllano che il rituale della putrefazione vada a compimento e quando il rituale si è esaurito staccano la mandibola del re defunto e la conservano come sacra reliquia all'interno di una capanna del villaggio. È chiaro che una sepoltura di questo tipo, proprio per l'esposizione del cadavere, non lascia alcuna traccia riconoscibile archeologicamente, per cui un archeologo che si dovesse confrontare con una società di questo tipo avrebbe enormi difficoltà nell'interpretare quelle che sono le sue manifestazioni funerarie
e attraverso di esse ricostruire sociologicamente la società che le ha espresse. Ecco, questi esempi che ci appaiono molto lontani perché sono tratti da culture e davvero ci sembrano estremamente differenti da quelle che possono aver popolato la nostra penisola nei secoli addietro, in realtà dobbiamo pensare che siano avvenute anche nell'Italia preromana. E come facciamo a saperlo? Nell'arco della nostra lezione vedremo che l'analisi demografica dei sepolcreti, nel momento in cui fa emergere delle anomalie nella rappresentatività di segmenti sociali come i bambini, i maschi o le donne, rivela qualcosa di questo genere, dei rituali che magari avevano una rilevanza sociale enorme e un significato di status impareggiabile rispetto ad altri, ma che non lasciano o quasi nessuna traccia percepibile sul terreno. Ecco, e questi esempi già in queste prime slide ci fanno capire i molteplici livelli di lettura ai quali noi archeologi dobbiamo in primo luogo dal punto di vista proprio metodologico essere pronti. E vi faccio vedere invece un esempio concreto. Vi ho detto che i casi di oggi proverranno prevalentemente dall'Italia centro-sud e vedremo poi come quello di cui vi parlo oggi, il 6 novembre, potrà essere applicato alla necropoli di Pitecusa. Bene, vi mostro uno dei contesti funerari più belli, quelli meglio scavati in assoluto che si abbia nel panorama protostorico italiano. La necropoli di Osteria dell'Osa, frutto di oltre un decennio di scavi ad opera di Anna Maria Bietti Sestieri, scavi che sono stati pubblicati integralmente in un volume apparso nel 1992, dove le oltre 600 tombe che compongono questa necropoli, che è stata in uso, diciamo, dal XIX secolo avanti Cristo fino allo scorcio del VII sempre avanti Cristo, insomma, hanno prodotto una documentazione di tale livello da rendere possibile a posteriori acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle che sono state già oggetto di studio da parte di chi l'ha scavata. Ebbene, come in uno zoom progressivo, si parte sempre dall'inquadramento territoriale del sito, che è localizzato qui dove vedete la freccia, lo si colloca poi nello spazio e si vede che qui accanto c'era un antico lago intorno al quale si collocava l'abitato sui rilievi, un lago di origine vulcanica, la necropoli era dalla parte opposta. Andando sempre di più a zoomare si vede meglio la topografia del sito, quindi una separazione abbastanza netta fra lo spazio dei vivi e quello dei morti, che implica un'idea di città o di organizzazione dello spazio urbano, anche se alcune tombe sono state trovate anche all'interno dell'abitato. Questa è la localizzazione della necropoli, l'immagine della necropoli con dei gruppi separati fra di loro perché evidentemente vi dovevano essere degli elementi ambientali che impedivano uno sviluppo continuo della necropoli, con un'occupazione della necropoli che risponde a regole ben precise che lasciano presupporre l'esistenza di gruppi di parentela. E poi andiamo sempre a zoomare, scegliamo un gruppo di queste sepolture, fra quelle che risalgono all'VIII secolo, ne individuiamo una che vediamo essere allineata con altre sepolture a costituire un gruppo. Andiamo poi a vedere la planimetria di questa sepoltura e andiamo ad osservare il modo in cui gli oggetti si dispongono intorno al cadavere. Ci troviamo subito di fronte a degli elementi che anche, credo, ad un profano balzeranno agli occhi: il posizionamento di una conocchia realizzata in bronzo, quindi in un materiale di prestigio, accanto al capo della defunta, in una posizione che io definisco enfatica, proprio perché si è voluto creare anche un ideale rapporto visivo fra il defunto, il suo cranio, e l'oggetto che maggiormente lo connotava dal punto di vista sociale, perché la donna nel mondo antico è colei che tesseva e che filava. E pari significato simbolico anche la collocazione della fusaiola, anch'essa posta a ridosso del capo.
e poi alcuni oggetti del corredo vengono collocati anch'essi in zone particolarmente significative, come una fra tutte la zona genitale, che è facile intuire quanto sia legata al concetto di fertilità e di perpetuarsi di una comunità attraverso quello che, oltre alla filatura tessitura, è uno degli elementi caratterizzanti la donna nel mondo antico, in quanto madre soprattutto, oltre che moglie. E questo insieme di elementi, ai quali si aggiunge anche l'osservazione di una serie di perline di bronzo che si dispongono lungo il corpo della defunta e che lasciano intuire che il suo corpo era stato avvolto in un sudario impreziosito da una serie di perline di bronzo lungo i bordi, ebbene, vedete come uno scavo attento, una documentazione coerente che fornisce informazioni solo nel momento in cui dà l'immagine oggettiva del contesto funerario così come è stato rinvenuto, consenta di ricomporre tante informazioni oltre a quelle scontate relative al sesso della defunta, al tempo in cui essa ha vissuto e al luogo. Per arrivare a questo ce n'è voluto, per arrivare alla ricostruzione di questa società. Siamo partiti dalla tomba del marchese Campana, un falso storico, e siamo in un periodo in cui lo scavo dei contesti era per lo più caccia di oggetti, quegli oggetti che riempiono le raccolte dei principali musei d'Europa e del mondo, oggetti privi di contesto che quindi non possono più raccontarci nessuna storia. La sensibilità rispetto alla posizione degli oggetti al contesto è un fenomeno che si sviluppa in tempi relativamente recenti, a partire dalle prime scoperte eclatanti effettuate nel Settecento, di quelle tombe dipinte o con ricchi sarcofagi, tombe a camera dell'Etruria meridionale, all'interno delle quali, vedete qui un disegnatore, cominciavano a calarsi i primi eruditi e nei loro taccuini o nello che poi sarebbero diventati a volte delle incisioni cercavano di riprodurre la realtà che osservavano. Qui vedete due immagini dello stesso contesto prese in due prospettive differenti che però ne fanno emergere l'autenticità. Si tratta, come si vede, di una tomba già violata. Non mancano tuttavia casi in cui si interpretava il contesto. Era un qualcosa di apparentemente legittimo, non era un errore, non si era consapevoli di commettere un errore, si voleva semplicemente trasmettere un'immagine più bella di ciò che si era scavato o rinvenuto. E questa celebre immagine che riproduce una tomba di Nola del 1790 è nota da tantissime repliche che poi si è scoperto non riproducevano quel contesto reale, ma lo capite subito a prima vista. Vedete lo scheletro? Se avete un minimo di cognizione delle leggi della fisica e delle leggi di gravità, sapete che delle costole non possono rimanere nella loro posizione a riprodurre l'involucro toracico, semplicemente perché in una sepoltura tenderanno ad essere schiacciate. Già questo elemento vi indica come ci troviamo di fronte ad una realtà ricostruita e reinterpretata, che quindi si presta a tutte quelle problematiche ideologiche e interpretative di cui abbiamo finora parlato e con le quali gli archeologi che si confrontano soprattutto con scavi di vecchia data devono sempre confrontarsi, sempre con un occhio critico, senza mai dare per scontato che ciò che ti viene presentato su un piatto d'argento sia effettivamente commestibile. Per arrivare ad una sensibilità realistica per il contesto si dovrà arrivare al positivismo, si dovrà arrivare ad una percezione della realtà, quella di cui abbiamo parlato nella prima lezione, che fa sì che coloro i quali poi se ne fanno interpreti pretendano anche informazioni di prima mano e più precise rispetto a ciò che viene documentato. E da questo punto di vista bisogna riconoscere che il neonato Stato italiano, nella persona di Giuseppe Fiorelli, varò già nel 1875 o giù di lì un regolamento, proprio un decreto,
e venne trasmesso a quelle che ancora all'epoca non erano le sovrintendenze, che sono qualcosa che si è sviluppato successivamente, ma fornivano alla rete di ispettori prevalentemente onorari diffusi sul territorio o a coloro i quali chiedevano e ottenevano concessioni di scavo delle regole su come scavare, regole che dicevano che bisognava segnare la planimetria delle tombe, delle necropoli e segnare la posizione degli oggetti all'interno delle tombe. Sono pochissimi quelli che hanno rispettato queste regole e addirittura regole come queste ancora oggi in alcuni casi non riescono ad essere rispettate, a volte per difficoltà contingenti, a volte per inesperienza o scarsa sensibilità per queste problematiche. Comunque sia, proprio per effetto di questo decreto fortemente voluto da Fiorelli, si cominciano ad avere delle documentazioni scientifiche. Siamo in un'epoca in cui ancora non c'è la divulgazione dei metodi fotografici, per cui tutto deve essere fatto a mano, con disegni anche acquerellati, che venivano realizzati in un'unica copia ed erano, oserei dire, preziosissimi. Questa è l'epoca in cui comincia a svilupparsi anche quella sensibilità tipologica di cui abbiamo parlato nella prima lezione. Vedete in questa immagine di una tomba di Orvieto, scavata proprio alla fine degli anni 70, anche un tentativo, attraverso una serie di numeretti, di posizionare gli oggetti all'interno della sepoltura. Manca l'indicazione del cadavere, dello scheletro, delle ceneri, che è quella intorno alla quale ruotano tutti gli esempi interpretativi da cui siamo passati, poiché quella è una sensibilità che si svilupperà solo successivamente. E questa è una delle cose più gravi, che ancora oggi non è patrimonio comune di tutti gli archeologi, proprio per quello specialismo che ci contraddistingue, per cui io sono un archeologo, mi occupo dei cocci, mi occupo degli oggetti, se ho la fortuna di avere accanto a me un antropologo avrò qualcuno che si occuperà anche delle ossa, oppure cercherò come posso di documentarle, ma mi sfuggiranno sempre alcune cose che sono essenziali per l'interpretazione di una sepoltura e che vedremo più avanti. Uno degli esempi dell'evoluzione del metodo di indagine delle sepolture si deve ad un francese, il quale sarà anche uno dei maggiori specialisti dell'Africa romana, Stéphane Sell, che da giovane ebbe tuttavia un'esperienza esemplare nello scavo delle proprietà torlonia nella necropoli di Vulci. Egli poté documentare una serie di sepolture straordinarie, rinvenute all'epoca intatte, in questa necropoli che oggi sta tornando agli onori della cronaca, proprio perché nuove sepolture in tempi recentissimi sono state rinvenute in quest'area indagata alla fine dell'Ottocento. E vedete cosa fa? Posiziona dei numeretti relativi agli oggetti del suo catalogo all'interno di una simulazione abbastanza essenziale dello spazio funerario. Queste sono le prime testimonianze di una sensibilità che va oltre il semplice contesto e aggiunge al contesto il dato topografico di rinvenimento degli oggetti. Accanto a questa sensibilità comincerà a svilupparsi quella per la tipologia degli oggetti, che nasce da un'esigenza molto più spicciola. Non avevano soldi per pagare i disegnatori, quasi come un problema che si propone anche oggi, naturalmente, per cui cominciano a categorizzare gli innumerevoli rinvenimenti di una necropoli e cominciano a enucleare dei tipi, in modo tale che da poter risparmiare sull'illustrazione di un intero sepolcreto e far riferimento al tipo X attestato nella tomba 220. Non sarà la riproduzione di quel vaso, ma sarà la riproduzione di un tipo vicino a quel vaso. È chiaro che questo è un metodo geniale che purtroppo, tuttavia, quando, come capita molto spesso, si perde il rapporto fra l'oggetto e il suo contesto di provenienza, rende davvero difficile, in caso degli mescolamenti di magazzini che sono frequentissimi, ricostruire nella realtà precisa un contesto di appartenenza. E questi sono casi frequentissimi in quell'Ottocento, che è anche una delle stagioni nelle quali il maggior numero di contesti funerari è stato rinvenuto. Immagini che vi illustrano quanto vi ho detto, ma un balzo davvero da gigante, talmente avanzato da non essere percepito da
ai suoi contemporanei, lo si ha con Giacomo Boni. Se fra di voi vi è qualcuno che ha fatto appunto studi archeologici, sa che questo nome è celebre per gli scavi che egli condusse tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento nel Foro Romano, nel luogo più sacro della Romanità. Scavi che lo portarono dapprima a rinvenire il cippo bustrofedico dell'Abis Niger, quello che testimoniava l'esistenza di un'età regia, proprio attraverso l'indicazione di una lex regia bustrofedica coeva al periodo in cui le fonti testimoniavano esserci stata una monarchia a Roma, smentendo quanti, come Ettore Pais e altri storici, Theodor Mommsen, avevano buttato a fiume la storia di Roma più arcaica perché la ritenevano inattendibile. Dopo questa scoperta, pochissimi anni dopo, Giacomo Boni rinvenne una trentina di sepolture arcaiche, in realtà così lui le chiamava arcaiche, ma in termini cronologici assoluti vanno dall'VIII al VII secolo, l'età romulea vera e propria, l'età in cui nasce la città di Roma. Bene, sepolture egli documenta in un modo che ancora oggi lascia esterrefatti, per cui non ho potuto fare a meno che parlarvi molto rapidamente di quest'uomo, il quale non solo ha fatto una planimetria, siamo agli inizi del Novecento, una planimetria esatta del sepolcreto, questo non ci stupisce, ma ha fatto una foto, diciamo, aerea, non si volava ancora, lui usa le mongolfiere, dei palloni frenati per fotografare dall'alto la realtà che egli scava, consentendo di documentare il Foro Romano in un modo mai prima di allora documentato. Perché ha questa sensibilità? Perché Boni non è un archeologo, ma è un architetto, e colui il quale ha ricostruito, dopo il crollo del 1902, il campanile di San Marco a Venezia. È colui il quale è diventato celebre per aver per primo scoperto il metodo stratigrafico di cui abbiamo parlato nella prima lezione. Stratigrafia che vedete esemplificata da queste sezioni, nelle quali egli documenta con una correttezza impressionante ciò che ha avuto sotto gli occhi, dando nomi agli strati. Ancora non ha inventato il matrix, cioè la, diciamo, l'esemplificazione sintetica di ciò che si scava, ma ha scoperto ad un livello mai raggiunto fino ad allora il concetto di stratigrafia, con una capacità documentaria che fa sì che ancora oggi sui suoi taccuini, in buona parte inediti, si possano fare nuove scoperte e nuove interpretazioni. Ma non è solo questo. Guardate questa serie di foto fatte dalla stessa posizione che documentano i vari livelli di riempimento di una sepoltura di inumazione dell'VIII secolo a.C., con i relativi disegni che ci testimoniano passo passo la scoperta di un corredo funerario e di una sepoltura. Cioè, sembra di essere anni luce da quello che abbiamo visto che invece avveniva 20 anni prima di lui, e siamo anni luce addirittura da molte esperienze della quotidianità in cui spesso le ossa vengono raccolte ma non si documentano, oppure addirittura vengono separate dal loro contesto originario, cosa che purtroppo è avvenuta anche nella realtà locale. Vedete questo livello di documentazione impareggiabile, con addirittura sezioni che fanno vedere il corredo nella realtà, non sono sezioni ricostruttive, ma sono la realtà che lui ha riscontrato, con un grandissimo ausilio di foto. E poi la raccolta anche dei resti faunistici. Giacomo Boni è il primo che ritrova all'interno dei piatti le offerte funerarie animali, trova resti di usignoli, di piccoli uccelli, di pesci che fino ad allora non erano mai stati visti, e fornisce una quantità di informazioni che davvero lasciano allibiti e che all'epoca non venivano capite. Sembrava un eccentrico, erano tutte cose che si ritenevano per lo più inutili. Non si poteva disconoscere la sua capacità, ma non se ne intuiva fino in fondo la profondità. Egli addirittura arriva, secondo quello che è il costume del tempo, a ipotizzare degli studi craniometrici. Voi sapete, sono gli anni di Lombroso, si pensa che i crani possano rivelare
non solo un'appartenenza etnica, ma anche una determinazione di tipo criminale in chi aveva determinate conformazioni. E poi addirittura arriva a fare delle analisi sull'orientamento magnetico dei nuclei atomici presenti all'interno della ceramica. Cioè lui riesce, con l'aiuto di specialisti di vari settori, a osservare all'interno degli inclusi ceramici quello che è l'orientamento magnetico terrestre, e ipotizza che questo possa essere uno strumento interpretativo all'avanguardia. Ci sarebbe molto altro da dire, ma non vado oltre perché su Boni potrei davvero soffermarmi per ore. Questa capacità è quella che in quegli anni fa maturare la riflessione di cui vi ho parlato nella prima lezione, insieme all'analisi tipologica, sul quando, cioè arrivare a precisare nel modo migliore il quando. Ve ne ho parlato la volta scorsa, quindi non ripeto, ma si tratta di porre in sequenza i contesti, esaminarli con degli strumenti statistici e matematici per ricostruire una successione attraverso l'osservazione delle ricorrenze, un metodo che si affina intorno agli anni 60 e che produce quella che è la suddivisione in epoche della protostoria italiana alla quale ancora noi oggi ci atteniamo. Ma ritorniamo per un attimo all'antropologia. Vi dicevo, in questo racconto siamo arrivati a inizio degli anni 60. Avviene in quest'epoca una rivoluzione in campo antropologico che avrà conseguenze anche in campo archeologico, ma non solo, è una rivoluzione che investe tutte le scienze umane. Quella che si deve a Claude Lévi-Strauss, l'antropologo cui noi dobbiamo lo strutturalismo, che non è altro che l'introduzione all'interno di discipline umane come l'etnografia di quelli che sono i principi sviluppati in ambito linguistico, dalla linguistica strutturale, ovvero sia la capacità di interpretare i codici della comunicazione attraverso regole precise che fanno immaginare che la mente umana nei suoi prodotti culturali possa agire allo stesso modo di organismi biologici, facendo intravedere all'interno dei comportamenti umani delle strutture che quasi geometricamente, come in biologia, possono tendere a riprodursi. L'idea quindi che vi sia un ordine nelle cose, che è quella che in campo archeologico si accompagna alla scoperta delle analisi radiocarboniche, addirittura un mezzo per misurare il tempo attraverso l'osservazione del modo in cui si logorano gli isotopi del carbonio 14, ebbene l'idea che ci sia un ordine nell'azione umana fa sviluppare da un lato appunto un nuovo modo di approcciarsi con tutto ciò che è il prodotto dell'uomo, quindi da quelle che sono le manifestazioni rituali e cultuali a quello che è il mito di Lévi-Strauss ne sono l'esempio maggiore, ma anche a quelle che sono le manifestazioni della cultura materiale, le manifestazioni artistiche, fa sì che con maggiore facilità i germi di quella disciplina nascente che è la semiologia comincino ad essere introdotti nella riflessione umanistica e applicati alle scienze storiche. Una intuizione che ha profonde conseguenze dal punto di vista interpretativo e che sarà soprattutto nel corso degli anni Ottanta superata da altre prospettive che hanno mostrato come i comportamenti umani non sono assoggettabili a regole precise come quelle della natura, ma che tuttavia ha introdotto un germe di analiticità in discipline nelle quali ci si affidava per lo più all'intuito di chi si trovava a fare una scoperta, uno scavo e la sua relativa interpretazione. L'esperienza di Lévi-Strauss è quella che dà vita, soprattutto in ambito americano, alla nascita di un filone teorico dell'archeologia noto come archeologia processuale. Nel termine processo si sintetizza la capacità di ricostruire i meccanismi processuali, appunto, attraverso i quali gli uomini fanno determinate azioni, e si cerca di ricostruirne le regole,
le strutture. Si crede quindi che l'azione umana possa essere scomposta in termini analitici. Sono questi gli anni in cui si sviluppa, come vi dicevo all'inizio, il metodo stratigrafico nella forma del matrix, quindi la volontà di applicare degli strumenti analitici, in alcuni casi efficaci, in altri un po' meno, all'indagine archeologica. E tutto passa attraverso la straordinaria esperienza umana e di ricerca di un archeologo americano che, il cui nome in Italia è per lo più sconosciuto, non si è mai occupato di nulla di ciò che appartiene al nostro patrimonio mediterraneo. Tuttavia i suoi metodi hanno avuto, con un ritardo di una ventina d'anni, riscontro anche nel panorama italiano, in alcuni casi con un ritardo di una ventina d'anni, altri come ad esempio la Via di Sestieri sono stati pronti quasi subito a coglierli. E accanto a lui operarono una serie di altri archeologi teorici che, come molti americani, combinavano un'esperienza e una formazione antropologica ad una attività archeologica, cosa che in America è normale. Le cattedre di archeologia vanno di pari passo con quelle di antropologia, quando dico antropologia intendo antropologia culturale, mentre in Italia prevale quella formazione classicista e umanista che fa sì che difficilmente si dialoghi fra culture e prospettive differenti. E appunto degli epigoni di Binford, Arthur Alan Sachs, Lynn Goldstein e soprattutto Joseph Tainter elaborarono degli strumenti nuovi per interpretare analiticamente i contesti funerari, scomponendoli il più possibile analiticamente. L'esempio più eclatante è quello delle teorie di Tainter, note come energy expenditure, cioè un metodo per calcolare la spesa energetica che un gruppo di uomini investe nella realizzazione di una sepoltura. Le piramidi sullo sfondo vogliono evocare in modo chiaro ciò che significa il rapporto fra status di un individuo e spesa energetica per la realizzazione della sua sepoltura. Casi come le piramidi o il mausoleo, appunto Castel Sant'Angelo a Roma, ne sono un esempio palese, ma in realtà più semplici, questi principi non valgono proprio perché sono aggirati dall'azione dell'ideologia e dalla capacità dell'uomo di agire spesso anche contro il senso comune. E per distruggere questa idea di un'analiticità nell'archeologia si è dovuti arrivare nel corso degli anni Ottanta ad una riflessione che ha camminato parallelamente al post-strutturalismo in campo antropologico. Si chiama archeologia post-processuale e si avvale anch'essa di alcuni principi elaborati in ambito antropologico, come le meravigliose appunto teorie, metodi sviluppati da un antropologo come Geertz, che ci ha insegnato, lui diceva, bisogna osservare la realtà, cercare di osservare la realtà ponendoci al di sopra delle spalle di un nativo, cercare di avere la sua stessa identica prospettiva, cercare di eliminare quel filtro che fa sì che noi guardiamo dall'esterno una realtà. Una realtà va guardata possibilmente attraverso una prospettiva emica, termine ripreso dalla linguistica, che riesca a superare quelli che sono i filtri della prospettiva etica. La prospettiva emica è quella interna alla realtà osservata, quella etica è quella ricostruita a posteriori, come in un laboratorio. Bisogna riuscire a contemperare queste due realtà e a superare quelli che sono i filtri che noi ci portiamo appresso nel nostro essere bianchi, nel nostro essere occidentali, nel nostro appartenere ad una società capitalista, nel nostro appartenere a una società nella quale il genere maschile tende a prevalere o ha per molti secoli prevalso su quello femminile. Dobbiamo liberarci, spogliarci dei nostri filtri. Questo, insieme a riflessioni come quelle che fanno capo a Pierre Bourdieu, l'antropologo cui si deve la nozione di habitus, cioè quell'insieme di
elementi che costituiscono i connotati identitari di ciascuno di noi. Noi siamo ciò che siamo perché siamo il prodotto della società che ci circonda, e quindi il nostro habitus, letteralmente il nostro modo di vestirci, è il frutto della società in cui noi siamo inseriti, per cui un uomo porterà un pantalone e se parlerà in una conferenza pubblica tenderà ad indossare una giacca che di solito in ufficio non indossa. Io evito di solito di usare la cravatta perché non mi piace, ma se avessi voluto rispettare l'habitus relativo al mio ruolo avrei dovuto indossare in questa occasione un oggetto come identificativo come la cravatta. E questo è un esempio spicciolo di ciò che in termini molto più complessi veniva introdotto nella riflessione antropologica e di pari passo recepito dall'archeologia per capire quelli che sono i codici strutturativi che sono alla base del linguaggio culturale e del linguaggio simbolico, secondo anche le teorizzazioni di un sociologo, Anthony Giddens, cui si ispira Jan Hodder, che è il principale esponente di questa prospettiva, che per un ventennio circa si è scontrata con l'impostazione processuale. Questa lunga storia, sulla quale non mi addentro, vi sto riassumendo nell'arco di poche frasi concetti che sarebbero di per sé potenzialmente oggetto, ciascuno di essi, di lezioni di 2 ore, con un'altra vignetta che riassume bene ciò che abbiamo già visto all'inizio, una vignetta inglese. Uno dei principali problemi archeologici che hanno affrontato questi studiosi è quello relativo all'interpretazione delle società megalitiche, per intenderci quelle che sono alla base di opere monumentali come Stonehenge. Se uno guarda Stonehenge in termini di energy expenditure, cioè di spesa per fatica, deve pensare ad una società fortemente complessa, fortemente gerarchizzata, retta da una casta di sacerdoti che ha dato delle indicazioni a un discreto numero di artefici di condizione non meglio definibile, che nell'arco di più generazioni ha prodotto un santuario che è anche un luogo di osservazione astronomica. Questa prospettiva potrebbe essere ironicamente ribaltata semplicemente immaginando che sia stato un uomo di grandezza titanica a realizzare quell'insieme di monumenti megalitici. Cosa ci insegna l'archeologia post-processuale? A guardare con prospettive non scontate, a guardare con, superando i nostri filtri, la realtà che ci circonda e a cercare soprattutto di applicare a realtà che noi siamo abituati a classificare in un certo tipo, modelli che sono recepibili o ricavabili da realtà differenti. Ad esempio, a guardare un contesto funerario attraverso la prospettiva di un contesto abitativo, o a confrontare il modo in cui ci si comportava all'interno di un'abitazione nel passato con il modo in cui ci si comporta all'interno di una sepoltura. Questi studiosi hanno ad esempio esaminato il caso degli zingari. I zingari hanno un rapporto con la sporcizia molto diverso da quello al quale noi siamo abituati. La sporcizia, che noi rigettiamo in luoghi ben definiti e separati dal nostro spazio, nell'ambito di un gruppo di nomadi, ha una sua collocazione che non la rende lontana rispetto all'abitazione. Gli zingari sono gli stessi che, pur vivendo da straccioni, si rovinano nel fare un matrimonio o un funerale. L'esempio, un esempio che sotto gli occhi di tutti, ci rivela l'efficacia di questi simboli. E uno studioso che ha cercato di fondere i principi della riflessione processuale con quelli della riflessione post-processuale è Ian Morris, finalmente un classicista, il quale ha introdotto i metodi della riflessione demografica all'interno dell'analisi dei contesti funerari, semplicemente osservando, a partire da dati oggettivi tratti proprio dall'analisi demografica, il modo in cui una sepoltura, una necropoli, può rappresentare una determinata società. Quello che vi dicevo poco fa: in società agricole preindustriali il tasso di mortalità infantile è del 50%, il che significa che ogni 2 bambini uno moriva inevitabilmente, il che vuol dire che i
bambini che venivano messi al mondo, perché ci fosse una sopravvivenza e una crescita demografica, dovevano essere infinitamente maggiori di società mononucleari come quelle alle quali oggi noi siamo abituati, con un singolo bambino. Si dovevano mettere al mondo 14, 15, ma anche di più bimbi, per far sì che una parte significativa di essi potesse sopravvivere. La mortalità infantile era al 50% e la vita media di queste persone poteva arrivare ai 25-30 anni. Capite quindi che cosa significa tutto questo? Il tasso rapporto fra uomini e donne dal punto di vista biologico porterebbe ad una quasi eguaglianza fra il numero di nati di sesso maschile e quello di nati di sesso femminile, cosa che poi nella realtà sociale non è, perché la mortalità maschile è maggiore in quanto gli uomini sono quelli soggetti a morti in guerra, a battaglie, a traumi collegati al loro lavoro e via dicendo. Ecco, l'introduzione di questi principi tratti dalla demografia storica nell'ambito dell'analisi delle sepolture è quello che consente l'individuazione dei filtri, perlomeno l'individuazione di massima dei filtri funerari, o comunque il modo in cui una necropoli è isomorfa rispetto alla società che rappresenta, cioè equivale alla società che essa rappresenta. L'altro elemento della riflessione di Morris, qui vedete un'immagine di Atene, i pallini rotondi neri sono la dislocazione delle sepolture attraverso i secoli di vita che vanno dall'età submicenea, quindi fine dell'età del bronzo, fino al periodo orientalizzante, arcaico e classico. Vedete come le mura della città antica sono queste, vedete dal dislocarsi di questi pallini nello spazio urbano come si assista, esaminando il rapporto fra città dei vivi e città dei morti, quasi in diretta alla nascita del concetto di città. L'acropoli, per intendersi, è questo, il colonos agoraios è questo, l'imetto è da questa parte, anzi il licabetto, perdonate, e vedete, in un momento che coincide con l'VIII secolo, le tombe cominciano a porsi all'esterno dello spazio urbano e andranno sempre di più spostandosi fino a separare drasticamente, come noi abbiamo sperimentato con l'editto di Saint-Claude di Napoleone, lo spazio dei vivi da quello dei morti. Questo triangolo riassume quanto ci siamo detti finora. Non nasce per specifici scopi archeologici, ma riassume tutti quelli che sono gli elementi che possono agire nell'ambito di una ricostruzione funeraria. L'età, il sesso, la condizione di vita al momento della morte, sì, il fatto che uno sia adolescente, un bambino, il livello culturale, l'appartenenza etnica, se lavora o non lavora, la classe sociale, l'orientamento sessuale, se è abile o disabile, se ha una disabilità anche mentale, se ha una disabilità sensoria, se abita all'interno di una città o in uno spazio all'esterno della città, se ha delle malattie croniche, quindi il suo livello la qualità della vita, se si tratta di un disoccupato, se si tratta di un nomade, di un viaggiatore, se si tratta di qualcuno che abusa di sostanze stupefacenti, di un rifugiato, di un prigioniero, di un matto, di una minoranza linguistica, di una persona senza casa, di un gay, di una lesbica, di una minoranza etnica o di qualcuno che ha subito violenza da bambino. Vedete, tutti questi elementi, a noi familiari, perché questo è uno studio applicato alla realtà quotidiana, possono a vari livelli comparire anche nella realtà funeraria di un passato più o meno prossimo. E quel triangolo vi dà un'idea sufficientemente chiara di quelli che sono gli ostacoli, i filtri interpretativi che si frappongono nel momento in cui ci si avvicina ad una sepoltura. A questi se ne aggiungono altri dovuti all'ambiente o alla situazione particolare legata alla morte. Il corpo è un insieme di masse muscolari, organiche, di ossa, i minerali, che dopo la morte è soggetto ad una serie di metamorfosi
che costituiscono nella morte una parte della vita. E sono processi che variano a seconda delle condizioni in cui tale metamorfosi, che si chiama tecnicamente tanatometamorfosi, avviene. Se in uno spazio libero, in una sepoltura di legno, al di sotto di un tumulo, sott'acqua. Chiaro, questa è esperienza comune di tutti noi. Ricordate la tomba di Nola con la cassa toracica ancora in situ? Ecco, l'analisi delle modalità attraverso le quali uno scheletro si decompone è quella che consente di ricostruire i momenti finali di una sepoltura. Consente di capire innanzitutto se un defunto è stato collocato in uno spazio libero o in uno spazio pieno, per cui se la sua decomposizione è avvenuta all'interno di condizioni che facevano sì che il suo involucro corporeo potesse essere preservato o meno nella sua condizione originaria, o se esso alternativamente poteva essere oggetto dell'azione di agenti esterni, insetti, vermi, roditori, animali che si infiltrano. Tutto questo è qui sintetizzato in un'immagine tratta da uno dei manuali più importanti di un antropologo fisico francese, Henri Doudet, il quale posso vantare di avere un'amicizia e di essere stato fra i primi in Italia ad aver assistito a uno dei suoi straordinari corsi, che ha voluto trarre da un libro illustrato giapponese il modo in cui volgarmente si riassume tutto quanto quello che vi ho rapidamente sintetizzato. Dalle varie fasi che seguono la morte di un defunto, la sua deposizione, fino alle complesse fasi del suo abbandono. In questa cultura il cadavere viene esposto, per cui lasciato alla mercé degli agenti atmosferici, semplicemente perché si ritiene che quello sia il modo migliore per preservarne la memoria, paradossalmente, facendolo interagire con l'ambiente circostante. Ricordate l'esempio dei banande, per poi, dopo l'avvenuta decomposizione, innalzare una sepoltura, un altare al di sopra di quella che è la sepoltura. Un archeologo deve essere consapevole di tutto questo e trarre dai minimi dettagli legati anche ai processi di putrefazione e con l'aiuto di antropologi fisici appositamente formati le informazioni necessarie per ricostruire in dettaglio quello che, essendo un processo biologico, risponde a precise regole. Regole che hanno tuttavia anche un riscontro a livello antropologico, perché tutti noi, ed è bello dirlo il giorno prima di Halloween, no? In cui ci si confronta proprio col problema degli zombie, beh, noi siamo abituati anche attraverso una cinematografia di un certo tipo a confrontarci con la morte e con i processi orrorifici legati alla morte in termini che variano a seconda della cultura alla quale noi apparteniamo. In tutte le epoche, compresa la nostra, confrontarsi con quelle che sono le problematiche legate a un evento ineluttabile come la trasformazione del corpo da essere vivente a materia è un qualcosa con la quale noi tutti dobbiamo necessariamente confrontarci, soprattutto in passato, laddove non si avevano gli strumenti per capire il significato di questo processo. Tutte le leggende su vampirismo, fantasmi, Frankenstein, tutto quello che fa parte del nostro immaginario orrorifico si è formato in un periodo più o meno lungo del Medioevo proprio a partire dalle superstizioni legate alla incapacità di comprendere il significato biologico e fisico-chimico che si cela dietro ai processi di tanatometamorfosi. Per cui un movimento apparente di un cadavere dovuto a gas corporei veniva interpretato come un cadavere che tornava in vita, la bocca che tende a spalancarsi, i gas che escono dal corpo, gli insetti che provocano un movimento delle membra, le mani che attraverso impulsi nervosi sembrano uscire dal terreno, gli occhi che diventano rossi e paonazzi,
le gengive che si restringono e fanno fuoriuscire i canini, dando origine alle credenze appunto sui vampiri succhiatori di sangue, perché le gengive, oltre a restringersi, fanno uscire delle sostanze tipo sangue che fanno apparire il cadavere nel suo pieno processo di decomposizione come un essere mostruoso con dei canini abnormi che ha appena succhiato del sangue. Tutto questo c'è dietro, intorno a credenze che oggi popolano tutt'al più le sale del cinematografo. E per evitare questa paura, l'uomo ha predisposto una serie di atteggiamenti che devono essere compresi per capire il linguaggio simbolico delle sepolture. E i vari modi attraverso i quali l'uomo ha cercato di aggirare queste problematiche sono riassumibili da questa serie di termini tratti da un altro prezioso volume di un antropologo allievo di Remotti, con il quale anche posso vantare una consuetudine da qualche anno, che in 5 semplici termini ha riassunto le varie modalità comportamentali rispetto al controllo culturale della putrefazione: evitare distruggendo il cadavere con la cremazione o il cannibalismo funebre, accelerare attraverso l'esposizione o l'abbandono rituale, dissimulare, quindi consentire la trasformazione corporea attraverso la sepoltura, rallentare o bloccare con l'imbalsamazione temporanea, la tanatoprassi, cioè lavorare sul cadavere per far sì che si conservi il più a lungo possibile, e noi conosciamo anche casi di mummificazione naturale famosissimi, oppure bloccare. Noi oggi abbiamo la criogenizzazione, anticamente avevamo la mummificazione. Questi comportamenti sono essenziali per capire i vari modi in cui ci si confrontava con la sepoltura, con il morto, con la morte. Addirittura da ciò che non produce traccia a ciò che ne produce fino all'eccesso, nel caso di una mummia. Comportamenti che non dipendono sempre da credenze rituali, ma possono riflettere esigenze legate ad esempio allo status sociale, tanto per dirne una, perché chi si vuol permettere una criogenizzazione oggi sa quanto essa può costare, per fare un esempio recente, ma un funerale incineratorio come quello di Patroclo costava tantissimo nel mondo dell'VIII secolo ed era un simbolo di status. Una volta capito questo, si capisce come due rituali apparentemente molto distanti, come l'incinerazione e l'inumazione, possano a volte compenetrarsi e raccontare la stessa storia attraverso due prospettive funzionali diverse. Queste immagini, che lascio scorrere molto rapidamente, vi mostrano a livello esemplificativo un'incinerazione sullo sfondo e una inumazione con un defunto coperto da una serie di scudi che lo proteggono oltre la morte, per poi arrivare a casi in cui addirittura abbiamo una incinerazione entro un biconico che simula un'inumazione. Questo è un caso di Tarquinia. Che cosa significa questo? La distruzione di un corpo attraverso la combustione genera un malessere psicologico, si sta distruggendo un'identità corporea che ci era cara o comunque che si temeva, che si rispettava nel caso di un guerriero, un sacerdote. L'atto del distruggere, cremando questa identità, comporta a livello psicologico la volontà poi di ripristinarla, conformando il cinerario come se fosse un corpo umano e dando dignità corporea a un corpo che si era contribuito a distruggere. La scelta del vaso biconico nella cultura villanoviana è dettata dal fatto che era il contenitore più comunemente utilizzato per trasportare l'acqua, un principio vitale per eccellenza. Questo vaso veniva ritualmente realizzato a volte con una sola ansa invece delle due canoniche, e nel caso di un vaso realmente utilizzato la seconda ansa veniva spezzata per indicare che quel vaso era sottratto all'uso consueto e destinato ad un uso completamente diverso. Con il tempo, nel momento in cui il rituale incineratorio comincia a convivere con quello dell'inumazione, per fenomeni culturali sui quali non ho il tempo di soffermarmi, alcuni cominciano a maturare un
nuovo modo di approcciarsi alla sepoltura e trattano quel cinerario che contiene le ceneri del defunto come un defunto in carne e ossa e lo coprono con un coperchio conformato a ciotola nel caso delle donne o addirittura un elmo reale nel caso degli uomini e dei guerrieri e dispongono il corredo intorno ad esso e addirittura lo vestono o gli mettono le fibule, i vestiti, fanno una vera e propria rievocazione del defunto che vedete chiara in questi due esempi che sono stati oggetto di analisi, di una brillantissima analisi da parte di Filippo Del Pino, che ha anche mostrato come un elmo a calotta venisse conformato con le fattezze umane proprio per simulare quella consistenza corporea persa. I caratteri specifici delle incinerazioni sono stati recentemente riassunti in modo magistrale da una mia ex collega da Roma andata in pensione, Patrizia Foneles, qui si devono gli scavi esemplari di Verucchio negli ultimi anni, l'analisi di vecchi scavi come quelli fatti in quel sito da Gino Vinicio Gentili e insieme alla sua equipe ha ricostruito i vari momenti di passaggio che sono alla base di un rituale come quello incineratorio, fasi che ci lasciano capire quanto fosse lungo un rituale funerario. Noi oggi siamo abituati a spiegarci la questione di un morto al quale magari siamo legatissimi nell'arco di poche giornate rivolgendoci a ditte specializzate che ci privano di quelli che invece erano aspetti molto densi di quello che era il saluto estremo. Tutto al più la burocrazia ci impegna nei mesi a seguire. Nell'antichità un rituale, soprattutto quello incineratorio, poteva prevedere fasi lunghe, anche mesi prima di arrivare alla definitiva sepoltura. E la sepoltura che noi oggi siamo abituati a immaginare come una realtà che è chiusa nell'istante in cui il nostro sguardo si separa definitivamente dalla bara che contiene il nostro caro, in antico poteva essere tranquillamente riaperta più e più volte per motivi rituali o per la volontà di inserire ulteriori defunti al suo interno. E la casistica potrebbe andare molto avanti. Quello che vi dicevo poco fa dell'incinerazione, due sono le possibilità che si prestano a chi vuole ripristinare l'identità del defunto spezzata dall'azione del fuoco. Quella di assimilare il cinerario al defunto stesso, dandogli una forma e comportandosi con esso come se fosse un corpo umano, oppure conformare il cinerario come se fosse una capanna e le ceneri deposte al suo interno riproducono in una realtà parallela, protraggono la vita del defunto, il che richiede la riproduzione miniaturizzata dell'intero corredo delle armi, degli schinieri, delle punte di lancia, del vasellame, miniaturizzato proprio perché quell'individuo è entrato in una nuova dimensione e addirittura in molti casi, soprattutto nelle culture latine, quindi quelle gravitanti intorno alla zona di Roma e dei Colli Albani, si tende a riprodurre il defunto all'interno di questa sepoltura conferendogli l'aspetto di una statuetta antropomorfa, per cui si crea una realtà parallela. Vi dicevo, il processo di tanatometamorfosi che è così importante per cogliere le modalità finali di una sepoltura è anche essenziale per capire il modo in cui le varie culture con le quali noi ci confrontiamo si approcciavano con la morte, temendo il ritorno dei morti, mettendo in pratica dei comportamenti volti a scongiurare tale ritorno, le cosiddette deviant burial, cioè le tombe devianti o sepolture anomale, oggetto nel 2008 di un importante convegno patrocinato proprio dalla nostra sovrintendenza per i beni archeologici. La paura dei morti si esplica attraverso una serie di azioni che possono partire dalla cremazione, che da un lato è la volontà di sbrigare rapidamente la questione, cioè di eliminare la paura o l'obbrobrio legato al processo di putrefazione, ma dall'altro può avere anche la volontà di eliminare la potenzialità distruttiva del defunto, di impedirne il ritorno,
dissolvendone l'essenza corporea. Nelle inumazioni tale atteggiamento lo si può riscontrare attraverso azioni molto semplici ma di grande significato, come la rimozione di un cranio dalla sua sede originaria e la sua deposizione in un'altra zona o la sua sottrazione da una sepoltura. Non è altro che l'aglio o il paletto di frassino nel cuore di un vampiro, cioè sono espedienti volti ad impedire il ritorno dei morti. Che cosa significa? Significa che alcune sepolture, in culture a noi molto vicine perché rappresentano il nostro passato, non erano immediatamente ricoperte di terra, ma erano oggetto di un attento controllo affinché si fosse certi che quel morto si decomponesse e non rimanesse in vita e potesse tornare a ledere i sopravvissuti. Magari gli si buttava sopra un po' di terriccio, ma si tornava a controllarlo, e il fatto di rinvenire delle ossa spostate dalla loro sede originaria in forma intenzionale sancisce chiaramente questa paura dei morti, che passa attraverso una defunzionalizzazione del loro corpo, della loro identità corporea. Il morto diventa quindi non più un semplice congiunto, ma un qualcos'altro, e ai filtri di cui abbiamo parlato finora si aggiunge tutta una serie di filtri caratteristici di quella che è la realtà e la fattispecie funeraria. E questa è una serie di casi sui quali non mi soffermo, ma vedete chiaramente un cranio deposto nella zona del bacino e un scheletro completamente decomposto, laddove invece il corredo ha conservato la sua posizione antecedente all'intervento di violazione sul cadavere. Questo è un altro caso eclatante in cui si è potuto riscontrare un intervento con il cadavere ancora in connessione anatomica, per cui si è deciso di collocare nella stessa tomba inumazione una tomba a incinerazione di un soggetto di sesso femminile, probabilmente un congiunto dell'uomo inumato, e ciò è avvenuto poco tempo dopo il seppellimento del primo defunto. Potremmo addirittura ipotizzare ad un sacrificio della sua compagna per unirla a lui, ma sarebbe un'ipotesi difficile da suffragare. Ad ogni modo, questo defunto, dopo essere stato deposto in condizione normale sul fondo della fossa con il suo corredo, è stato sollevato, è stato accumulato del terreno alle sue spalle, è stato posizionato un cenerario e lui è stato appoggiato letteralmente a questa ulteriore sepoltura. E questo è un altro esempio tratto dagli scavi esemplari di Osteria dell'Osa. Tutto quello che vi ho detto io l'ho sintetizzato in un mio studio di alcuni anni fa ormai, in una serie di diagramma che gli riunisce tutti quelli che possono essere i codici simbolici legati all'universo della morte attraverso il suo corredo. Abbiamo finora parlato di coordinate legate allo status sociale, all'appartenenza sociale. Veniamo alla seconda di queste coordinate, quella relativa all'identità etnica. Su questo punto saremo molto rapidi perché diversi elementi sono emersi nella prima di queste conferenze. Dobbiamo partire innanzitutto da quelli che sono i ruoli sociali che emergono dalla lettura di quelle che sono le componenti del corredo, che ci consentono di ricostruire delle stratificazioni sociali, identificare una casta di guerrieri, identificare un soggetto preeminente, un principe, una donna particolarmente importante, tale da poter essere identificata come una principessa, o l'esistenza all'interno di una comunità di soggetti con un'appartenenza etnica diversa dagli altri. E questo è il principio che abbiamo evocato proprio nella prima conferenza, sintetizzato dal termine contrastive identity, voluto da un altro antropologo, Friedrich Barth, che è colui il quale ci ha fatto capire come l'identità etnica sia un costrutto culturale, sia il prodotto di una riflessione che non è connaturata a noi stessi, ma che viene messa in essere nel momento in cui la nostra identità sociale o culturale viene messa in essere o in dubbio dal confronto con culture diverse dalla nostra. Per questo una consapevolezza identitaria tende a formarsi nel momento in cui ci si confronta con un altro, con qualcuno che
per lingua, per colore della pelle, per orientamento sessuale, via dicendo, ci appare come un qualcosa di diverso. In quel momento noi maturiamo una nostra identità, ma si tratta di un costrutto culturale, pertanto soggettivo. Così che uno tra i principali studiosi di queste problematiche per il mondo antico, riprendendo quanto era stato scritto da Gehry, invece uno studioso medievista, ha ironicamente detto che nel Medioevo un uomo poteva parlare una lingua romanza, vestirsi alla franca, alla maniera dei franchi, e reclamare una legge burgunda. Il modo in cui egli percepisce la sua identità etnica e il modo in cui egli percepisce quella degli altri non è un elemento oggettivo, non è una categoria oggettiva, ma inevitabilmente è soggettiva e risponde a precise scelte comportamentali e fanno sì che oggi noi crediamo, la maggior parte di noi, una religione sviluppata in un contesto diverso dal nostro, assimilando al suo interno elementi di quel paganesimo che sarebbe il nostro retaggio più lontano, ci vestiamo importando modelli dagli Stati Uniti con prodotti che ormai sono realizzati in Cina perché costano di meno, mangiamo pasta che ci identifica o pizza realizzata ormai non più da pizzaioli italiani ma da pizzaioli marocchini, e amiamo andare a mangiare a volte dal cinese, cioè un insieme di elementi che alterano la nostra identità ma che al tempo stesso la compongono. Remotti, nel definire questo, l'antropologo Remotti, introduce i termini di confine, contatti e identità con una frase che mi fa piacere leggervi. I confini dunque effettivamente esistono, ma esistono in quanto vengono istituiti, imposti, tracciati dalle varie società nei loro tentativi di differenziarsi le une rispetto alle altre. In altre parole, i confini esistono ma non preesistono alle società e ai loro tentativi di identificazione. I confini esistono in quanto sono preceduti dai contatti, scambi e comunicazioni tra le società e le culture. Il dato di fondo sono i contatti. I confini sono invece i modi con cui regolamentare i contatti e impedire che una comunicazione eccessivamente intensa e scambi troppo frequenti finiscano per porre in forse l'identità sociale. I confini non delimitano dall'esterno lo scambio e la comunicazione, bensì sorgono da questi stessi fenomeni e più precisamente come risposta ai problemi dell'identità sociale e culturale che i fenomeni dello scambio e della comunicazione pongono di continuo. L'autore, l'antropologo, ha voluto utilizzare in maniera quasi ossessiva gli stessi termini proprio per calcare un qualcosa che, pur essendo apparentemente molto semplice, ascoltando un qualunque telegiornale oggi, sembra non far parte della nostra percezione della realtà che ci circonda. In questo senso l'archeologia e l'antropologia ci possono aiutare a comprendere anche il presente. Smith, altro sociologo e antropologo, ha riassunto i termini dell'identità in 6 categorie: un nome collettivo, un mito delle origini comune, una storia condivisa, una cultura distintiva condivisa, l'associazione a un territorio comune e un senso di solidarietà reciproca. Riflettete su questi termini e fate voi stessi una classifica di ciò che ritenete più importante rispetto agli altri e capirete il grado di appartenenza etnica che percepite di voi stessi rispetto alla realtà circostante. A questi aspetti costitutivi dell'identità si aggiungono quelli legati al processo di emulazione, che fa sì che tutti noi aspiriamo nella vita quotidiana, ancor più nel momento del distacco estremo, ad emulare un modello. È stato oggetto di studio di uno dei principali archeologi post-processuali, Daniel Miller, che ha riassunto con questa vignetta, con questa simulazione, quello che è il processo di emulazione, per cui abbiamo il povero, rappresentato dall'omino con il volto triste, e il ricco, che possiedono entrambi un oggetto che ha la stessa funzione, ma
L'omino più povero ce l'ha semplice, elementare, quello più ricco ce l'ha con l'ansa. Nello stadio successivo vedete quattro classi sociali ideali, la linea di demarcazione del corpo ci fa capire il livello di pinguedine in modo abbastanza semplice da intuire. Vedete come l'omino della classe più vicina a quella della classe maggiormente ricca imita l'oggetto del suo vicino e acquisisce la contentezza dello smile e così via, fino a che l'omino della classe più infima arriverà anche egli ad avere l'ansetta sul suo vaso, ma l'uomo più ricco avrà aggiunto una seconda ansa, per cui la classe più povera sarà sempre scontenta, non riuscirà mai a raggiungere l'obiettivo che si è prefissato. In questo entra questa sintesi, è esemplare perché ci fa capire quello che è una delle acquisizioni maggiori della riflessione neomarxista in termini di ideologia, cioè come l'ideologia attraverso le sue molteplici manifestazioni determini quella dialettica fra classi che è davvero perfettamente esemplificata da questa schematizzazione e con la quale noi archeologi quotidianamente ci confrontiamo. A questi principi l'antropologia della fine degli anni Ottanta e dell'inizio degli anni Novanta, credo che non vi aspettavate oggi tanti elementi dell'antropologia in una conferenza dedicata all'archeologia, spero che non lo considerete un limite ma un arricchimento. Io non sono un antropologo ma ho imparato molto dalla lettura di questi testi, soprattutto in questi ultimi anni. L'antropologia negli ultimi anni ha stravolto quelli che sono principi apparentemente scontati, quello dell'identità, dell'individualità, inserendo ad esempio un elemento contrastivo rispetto all'individualità, è quello della dividualità. Noi siamo abituati a una identità corporea che fa sì che noi siamo un individuo e automaticamente siamo distinti dagli altri. In molte culture, specialmente in Polinesia, questo principio non è comune, per cui l'antropologia ha scoperto un modo diverso di approcciarsi con il concetto di individualità che è stato espresso da studiosi come Merlin Strattern dal principio della dividualità, cioè noi siamo ciò che siamo in quanto parte di un gruppo. È la nostra appartenenza ad un determinato gruppo che definisce la nostra identità. Questo condiziona tutti i principi legati al sistema di scambi, di contatti, al linguaggio, alla sessualità, cambia il modo di approcciarci alla realtà e cambia il concetto stesso di persona, di individuo che diventa individuo che non è meno dell'individuo, ma è un individuo arricchito proprio perché è tale attraverso il suo specchiarsi nel gruppo a cui esso appartiene. Un gruppo che può aiutare, sostenere una persona in difficoltà per semplice slancio spontaneo, oppure può vendicare un omicidio perché è legittimo in quella determinata cultura. Questo ha alterato e potenziato la percezione dei meccanismi del dono così importanti in culture premonetarie, ciò che c'è dietro il kula, cioè l'oggetto che viene trasmesso di persona in persona e conserva la sua, acquisisce un'identità proprio attraverso la sommatoria di questi passaggi. Qui vedete una conchiglia, una madreperla della Melanesia, sulla quale sono incisi i nomi di tutti quanti coloro i quali l'hanno posseduta, con un sistema incessante di scambi che ha fatto sì che quell'oggetto potesse acquisire la stessa identità degli individui che lo hanno posseduto. Oppure il rituale particolare del potluck, cioè la dispersione fino alla totale frantumazione dei beni di una famiglia in un rituale di partecipazione totale alla proprietà fino alla sua distruzione. Cose così apparentemente lontane sono presenti nelle culture del nostro passato. Se andate a Bologna, al Museo Civico, e andate a vedere l'anforetta Melenzani, un'anfora di impasto molto grezzo che non ha nessuna particolare bellezza o pregio artistico dovuto al materiale e al suo aspetto, vedete al di sopra di esso una serie di iscrizioni.
da quella prima dell'artefice che l'ha realizzata, il suo primo possessore, a colui al quale è stata donata. L'anfora ci racconta la sua storia e questo fa sì che essa abbia una storia da raccontare e abbia una identità, così come un'identità l'aveva il cratere donato a Patroclo dopo una serie di passaggi di cui ci parla Omero nell'Iliade. Un cratere che ha avuto 7 passaggi che il poeta ci trasmette per rendere ancor più prezioso quell'oggetto proprio attraverso la serie di persone che lo hanno posseduto e trasmesso. Questi concetti sono volti a demolire le nostre convinzioni e arrivano addirittura ad eccessi che io ritengo di poter condividere, anche se appaiono eccessi attraverso la nostra mentalità, come la proposta di un sociologo tra i più importanti degli ultimi 50 anni, Bruno Latour, il quale ha proposto in un suo libro del 2005 di riassemblare il sociale. Cioè, la società in realtà non può essere data per scontata. Il concetto di famiglia, il concetto di tribù, il concetto di qualunque concetto che presuppone un qualcosa di sociale deve essere ripensato, o comunque non deve essere pensato con le categorie alle quali noi siamo abituati. Bruno Latour è anche colui il quale ha studiato i meccanismi di disposizione degli oggetti all'interno di un supermercato. Un supermercato, voi sapete, è paragonabile ad una sepoltura, in quanto è il luogo in cui le ideologie attraverso fini commerciali maggiormente si esercitano. Andate alla Conad e osservate dove sono collocati i prodotti della Conad rispetto ad altri. Andate in un qualunque supermercato e osservate su cosa vogliono coloro i quali hanno allestito quel luogo attraverso tecniche ben definite, cosa si vuole porre maggiormente alla vostra attenzione. Perché le caramelle sono alla cassa e non in altri luoghi? Perché se voi andate lì con un bambino, siete colti nell'attesa che vi separa dal pagare, da una voglia, la vostra voglia ricadrà su un oggetto di scarso costo e di sicuro compiacimento, come una caramella, un cioccolatino, un giocattolo, un accendino, una sigaretta. C'è un meccanismo ideologico anche alla base della disposizione di un supermercato. Vi è una forma di condizionamento per cui gli oggetti diventano interattivi. Sono gli oggetti che condizionano il nostro comportamento. E questa è parte integrante delle teorie di Bruno Latour, note come Berliner Key, cioè la chiave di albergo berlinese che venne ideata dandole una forma tale che per la sua pesantezza e il suo ingombro faceva sì che le persone non si scordassero di restituirla alla reception. Perché le chiavi d'albergo sono così grandi e così pesanti? Per una perversione dei proprietari dell'albergo? No, semplicemente per suggerirvi e ricordarvi che dovete restituirla. Perché ci sono chiavi che non si tolgono dalla toppa se non fate quel giro che serve a chiudere o ad aprire? Per lo stesso identico motivo. Si tratta di un condizionamento che passa attraverso gli oggetti. E questi principi esistono in ogni cultura, anche le più primitive. Tutto sta a capirli, a conoscerli, e sono sintetizzati in quella che si chiama Actor Network Theory, che fa proprio capo a Bruno Latour. Vi ho parlato di identità etnica, ho inserito nel nostro racconto tanti elementi, solo per far scorrere adesso una serie di slide molto, molto, molto rapide, nelle quali voi, a partire da una serie di immagini tratte dal mondo greco, vedete come gli ideali omerici, che facevano parte integrante dei livelli sociali più elevati nel mondo greco di VIII secolo, vengano trasmessi quasi simultaneamente alle culture indigene dell'Italia peninsulare. Siamo ad Eretria, luogo di provenienza dei primi immigrati greci in Italia, e ci troviamo di fronte ad una tomba eroica che riproduce quasi alla lettera quello che Omero contemporaneamente, o chi per lui,
scriveva nell'Iliade rispetto ai funerali di Patroclo, un corpo eroicamente incinerato con le sue armi, le ceneri raccolte all'interno di un sudario di lino che si è conservato ad Eretria e deposte all'interno di un calderone, l'oggetto che serviva per cuocere la carne, e le armi deposte accanto al contenitore delle ceneri del defunto, ritualmente spezzate. Questo rituale così evocativo lo si trova quasi identico a Cuma, prima colonia greca sulla penisola, in una forma sostanzialmente identica a quella dei greci, tant'è vero che questa è una tomba di greci congiuntisi con indigeni che occupano per la prima volta la terraferma dopo essere passati da Pitecusa, e lo si trova straordinariamente identico in tombe indigene della cosiddetta Etruria campana di Ponte Cagnano, dove a distanza di meno di 10-20 anni dalla tomba di Cuma, 30-40 da quella di Eretria, noi troviamo lo stesso rituale essere trasmesso. E quel processo di emulazione di cui vi parlavo poco fa, che fa sì che dei modelli diversi vengano recepiti, ma non per perdere la propria identità. Qui ci troviamo di fronte a culture che rafforzano la propria identità etnica, tant'è vero che recepiscono la scrittura per fissare immediatamente la propria lingua sui propri oggetti, ma acquisiscono da quelle società con cui si confrontano quei modelli elitari della società. E li acquisiscono quasi letteralmente in un modo che potrebbe sorprenderci per la sua potenza, immediatezza, il suo significato, che ci fa apparire queste società così lontane come se fossero in realtà vicine. Sono questi gli anni tra VIII e VII secolo in cui si passa da una ideologia che ruotava intorno al ruolo di guerrieri ad una ideologia che esalta il ruolo di principi. Principi come questo veiente che addirittura, se è corretta l'attribuzione di questo oggetto a quella tomba, oggi oggetto di contestazione, possedeva un riton, cioè un vaso per bere di bronzo conformato a testa leonina identico a quello a quelli raffigurati sui rilievi assiri di Sargon II, quelli che oggi vedete nel British Museum, nelle sale dove sono esposti dopo essere stati strappati alla loro sede originale. Li vedete? Con questi oggetti, da un calderone identico a quelli all'interno dei quali si deponevano le ceneri, sospeso ad un supporto di bronzo, veniva attinto del vino che poi era bevuto, addirittura modelli orientali con modelli eroici greci che si fondono in un linguaggio che è quello caratteristico dell'orientalizzante. In alcuni casi si preserva il rituale incineratorio, simbolo di contatto con quelli che erano i costumi rituali più radicati in ambito villanoviano, ma lo si fa dando al cinerario la conformazione e la materia bronzea tipica di quei cinerari eroici che abbiamo visto a Eretria. E si traduce un sistema comportamentale accentuando quei fattori costituenti l'identità etnica di quei guerrieri che esprimono questa nuova realtà. Il discorso anche qui sarebbe lungo, anche qui stiamo riassumendo intere lezioni nell'arco di poche frasi, ma sorvolando su tutti questi altri aspetti, negli ultimi 20 minuti che il mio cronometro mi dice ci separano dalla fine, passo all'ultimo capitolo del nostro racconto, facendovi vedere rapidamente una cosa di cui abbiamo già parlato nell'ultima lezione, della particolarità di Pitecusa, sede della prima colonia, dove il rituale si sposa con l'identità del defunto in termini isomorfici. I bambini sono deposti all'interno di contenitori ceramici, architrismos. I soggetti di età adolescenziale, gli stranieri, sono deposti ad inumazione. Invece i greci, gli immigrati, adulti, sono deposti all'interno di un tumulo, incinerati, al di sotto di un cumulo di pietre. C'è una differenza
forte nel rituale che riproduce quelle che sono le posizioni etniche e sociali. Il tutto, abbiamo visto nella scorsa lezione, si fonde con quel patrimonio di informazioni che derivano dal fatto che i corredi si sovrappongono gli uni agli altri e creano un sistema di relazioni stratigrafiche che riproducono sul terreno i rapporti familiari. Questo è il matrix che noi abbiamo visto. E questo è il modo in cui i corredi funerari si dispongono raccontandoci quel processo di emulazione che vi ho descritto prima. Ci fanno vedere come nuclei familiari abbiano determinate fibule di argento più preziose di altre, laddove i nuclei più poveri hanno le stesse fibule ma in bronzo, quello che abbiamo visto poco fa. Il tutto con una serie di informazioni che ci consentono di capire la composizione demografica della comunità pitecusana e di osservare il modo in cui essa riproduce la comunità di appartenenza. Genere ed età. La nostra identità sessuale è anch'essa un qualcosa che non va dato per scontato. La cultura umana passa attraverso una serie di fasi che lasciano immaginare che il ruolo della donna e quello dell'uomo non siano sempre stati gli stessi. Vi sono epoche come quelle del Paleolitico in cui da queste veneri sappiamo come il ruolo della donna e soprattutto la sua fertilità creassero delle forme d'arte che ponevano la donna al centro di una serie di percezioni della realtà che fanno sì che tutto ruoti intorno al principio di fertilità. Ancor di più ciò avviene nel corso del Neolitico, cosa che ha fatto ipotizzare un'epoca in cui vi era un vero e proprio matriarcato, una predominanza delle donne sugli uomini. Questa è una statuetta fittile da Catalu Yuk, siamo intorno al 5000-6000 a.C., una dea assisa su un trono con teste di animali nell'atto di partorire. Questo è un feto che esce dal suo grembo. E poi abbiamo il genere, che è diverso proprio perché la natura crea forme diverse di sessualità. L'androgenia, l'ermafroditismo, questo è un ermafrodito di un affresco di Pompei, è uno dei casi più eclatanti, ma noi siamo pieni di realtà in cui il sesso non è così come appare in termini biologici. Per arrivare a capire tutto questo però ci è voluta una lunga e complessa riflessione antropologica che parte dai primi rudimenti del positivismo, opere come quella di Bachofen, dove appunto sulla scia di quella che era stata la riflessione darwiniana ha ipotizzato un Mutterrecht, cioè un matriarcato originario, ripreso in parte dalle teorizzazioni di una grande archeologa del Novecento, Maria Gimbutas, la principale teorizzatrice di un momento in cui la donna è stata all'apice della società durante il Neolitico. Ma è l'antropologia quella che ci ha fatto capire, proprio attraverso il confronto con altre società, come il sesso sia, alla pari delle altre manifestazioni di cui abbiamo parlato, una costruzione ideologica, una costruzione derivante dalla società in cui noi viviamo. I nostri assunti relativi alla costruzione sociale della realtà sono destinati a seguire un percorso a dominanza maschile, se ne diamo, per esempio, importanza a certi oggetti etichettandoli come cose da donne. Le acquisizioni della MED della Polinesia, in un percorso che voleva demolire alcuni assunti maschilistici di un altro antropologo importante come Malinowski, sono stati perfezionati nel corso degli anni 70, fine anni 60, in quella che è la temperie culturale nota come femminismo, durante la quale appunto, oltre a rivendicare un ruolo della donna fino ad allora subalterno nella percezione delle culture del passato, si è anche introdotto uno sguardo relativizzante ai rapporti fra i generi, ad opera di studiose come la Weiner o la Han Hopley, alla quale dobbiamo quest'altra bella frase:
Sesso è un termine biologico, genere è psicologico e culturale. Il buonsenso suggerisce che questi siano meramente due modi di vedere una stessa distinzione e che qualcuno, per esempio, che appartiene al sesso femminile, automaticamente apparterà al corrispondente genere femminile. In realtà non sempre è così. Essere un uomo, una donna, un bambino o una bambina dipende dall'ambito, dalla gestualità, dall'occupazione, dalla rete di relazioni sociali e dalla personalità e non dal fatto di possedere un determinato apparato genitale. Questa affermazione abbastanza sorprendente si fonda su una serie di fatti. In primo luogo, gli antropologi hanno documentato una variazione molto ampia delle forme in cui le diverse culture definiscono il genere. È vero che ogni società impiega il sesso biologico come criterio per l'inclusione in un genere, ma oltre a questo semplice punto di partenza, non esistono culture che siano completamente d'accordo su cosa distingua un genere da un altro. Non c'è bisogno di dire che ogni società crede che le proprie definizioni di genere corrispondano alla dualità del sesso biologico. Su queste riflessioni, devo dire sorprendenti per la loro chiarezza, si è innestata quella riflessione post-processuale in campo archeologico che ha creato una vera e propria gender archeology, un'archeologia del genere. L'archeologia di genere, nella parole di Diaz Andreu, una delle principali esponenti di questo filone, è post-processuale, mi sembra, dato che interpreta la società come formata da individui che agiscono come agenti sociali attivi, da individui le cui attività e negoziazioni quotidiane formano una parte essenziale della dinamica storica. Nella costante interazione, ossia nella continua pratica sociale, le relazioni di genere svolgono un ruolo essenziale, come uno dei principi strutturanti essenziali e basilari su cui si organizzano le relazioni sociali. Il genere è, pertanto, un'identità che sta alla base delle relazioni sociali e in pratica viene continuamente negoziata in questo contesto. E quindi è in continuo cambiamento. Ciò spiega non solo le differenze del significato dei generi tra i diversi gruppi, ma anche la loro trasformazione all'interno dello stesso gruppo nel corso del tempo. L'archeologia, quindi, può essere definita una lotta continua per scavare i nostri preconcetti e le nostre presunzioni indimostrate. Parker Pearson, che abbiamo visto poco fa rispetto ai megaliti. L'archeologia quindi è un modo per confrontarsi e distruggere i nostri preconcetti e in questo senso è uno strumento fondamentale, oltre che per la ricostruzione del passato, anche per la riflessione sul presente. Casi come quelli della tomba di Vix, una delle tombe più celebri del centro Europa, tra le più ricche, ha posto notevoli problemi interpretativi perché il corredo ci appare a tutti gli effetti come il corredo di un capo guerriero o il corredo di un personaggio ai vertici della società. Le ossa, ad un'analisi successiva, hanno rivelato come in realtà la tomba fosse pertinente ad un soggetto di sesso femminile. La cosa è stata per lunghi anni oggetto di polemica, per cui si sono contrapposte interpretazioni differenti sul genere che quelle ossa esprimevano, ma la posizione dominante alla fine ha fatto sì che si capisse che quella sepoltura era una sepoltura femminile e che quindi una donna potesse portare all'interno del suo corredo funerario una serie di elementi che, in base ai nostri preconcetti, noi ritenevamo maschili. Ma i nostri preconcetti non agiscono soltanto sulla linea di demarcazione che passa attraverso il genere. Essere o apparire. Il caso di una sepoltura di cui mi sono occupato da una necropoli indigena del Lazio Umbertus, Caracupa, ci ha rivelato una realtà sconvolgente se le determinazioni antropologiche sono corrette. Qui vedete comporsi un'immagine che ha costituito il logo di una serie di convegni che ho organizzato e sto ancora organizzando proprio sul confronto fra antropologia e archeologia. Un logo volutamente costituito da una statua bronzea, simbolo dell'archeologia, una maschera azteca, simbolo dell'etnografia, una porzione di volto umano, simbolo del nostro essere umani,
e una porzione di scheletro, simbolo dell'importanza dell'antropologia fisica. Insieme queste quattro immagini compongono un volto che per la presenza degli occhi sullo sfondo è dotato di vita e in quanto vivente ci racconta, ci consente di penetrare una storia proprio nel momento in cui si verifica un'interazione tra le varie discipline. L'archeologia negli anni 90 ha portato alla luce questo contesto funerario, un contesto fra i più ricchi della sua necropoli. La donna, una donna di circa 20-22 anni, era deposta con un corredo funerario appunto fra i più ricchi. Aveva sul bacino un grosso anello da sospensione, un simbolo che di solito connota le donne che hanno avuto dei figli e una discendenza, le donne che sono diventate madri. Una serie di oggetti, fra le quali un tripode di bronzo era deposto ai suoi piedi, un coltello era presso di essi e una serie di altri oggetti si è rinvenuta in superficie, che ne connotavano lo status, una collana d'ambra, delle fibule. L'analisi dello scheletro ha rivelato tuttavia un'anomalia nel cranio che ha fatto capire che il soggetto di fronte al quale ci troviamo non era una persona normale, era un disabile affetto da sindrome di Down con delle difficoltà nell'articolazione del corpo che gli impedivano di essere autosufficiente. Significa che questa persona, questa donna, connotata come un soggetto posto ai vertici della società, ha potuto sopravvivere solo grazie al sostegno della sua comunità. Una comunità che nel momento estremo del distacco l'ha voluta configurare come una donna compiuta, come qualcuno che forse, semplicemente per discendenza, poteva aspirare ad avere un ruolo nella società indipendentemente dalla sua capacità di raggiungerlo. Ma la cosa che personalmente nell'analisi semiologica di questo contesto mi ha colpito è il fatto che la fusaiola, che abbiamo visto essere l'elemento identitario per eccellenza dei contesti femminili di quest'epoca, non era posizionata come in quell'altra sepoltura vicino al cranio o vicino alla mano, ma è stata rinvenuta negli strati di riempimento della sepoltura a diversi centimetri al di sopra del livello della deposizione ed è stata oggetto di rituali che prevedevano l'utilizzo del fuoco, una combustione ed una rottura rituale di quella fusaiola che personalmente ho interpretato come un gesto che indicava l'impossibilità di quella defunta di utilizzare l'oggetto che maggiormente l'aveva connotata. Questa defunta non possiede nessun oggetto in posizione funzionale. Il coltello, che è un altro attributo femminile che sancisce il ruolo della donna nella spartizione della carne, era infatti posizionato in una zona dove lei idealmente non poteva raggiungerlo, laddove nella stessa necropoli lo si trova frequentemente vicino alle mani o vicino al volto. Così la fusaiola era posizionata in una posizione non funzionale che ci dice, che ci suggerisce quello che l'antropologia fisica è stata in grado di ricostruire, l'esistenza di una incapacità motoria, di una disabilità che rendeva diversa questa defunta nella comunità, nonostante la comunità volesse farla apparire a tutti gli effetti come un soggetto portatore di valori socialmente elevanti. In questo senso, attraverso l'interazione di questi vari elementi interpretativi, noi riusciamo a ricostruire l'identità di questa defunta e a ricostruire la storia che c'è dietro, una storia in cui interagisce anche il gruppo. E gli ultimi esempi, e davvero finisco, sono quelli relativi ai bambini, dove si verifica la stessa identica situazione, laddove la morte di un bambino non è altro che l'interrompersi di una identità. Un'identità che la morte prematura impedisce che si compia. E molto spesso accade, e vi lascio leggere il passo di Van Gennep, diciamo molto importante per capire il significato particolare che avevano i bambini, non ho il tempo di leggerlo né di commentarlo. Ebbene, un'identità incompiuta fa sì che si mettano in atto dei rituali volti a completare quell'identità anche oltre la morte, a fargli avere quei riti di passaggio che lo ammettono nella società degli adulti e che in un certo senso gli
garantiscono una vita anche nell'aldilà. Ci sono molte fonti su questo argomento, molte informazioni rispetto al trattamento dei bambini. Spesso essi non sono deposti all'interno dello spazio funerario comune, ma addirittura all'interno delle abitazioni. Ci sono casi, come ad esempio questo documentato a livello etnografico nei documenti dei sinodi diocesani italiani, dove la deposizione dei bambini, perpetuata anche in epoca moderna al di sotto dei subgrondari, cioè delle gronde, delle abitazioni, veniva interpretata come una volontà di battezzare all'infinito degli esseri morti prematuramente, e questi sinodi vogliono scongiurare un retaggio comportamentale rituale che congiunge tempi a noi recenti con un uso che era caratteristico del mondo antico fin dalle fasi più lontane. Tombe di bambini inabitato sono frequentissime. E proprio l'osservazione del comportamento legato al trattamento funerario dei defunti è una delle chiavi più importanti dell'interpretazione sociologica delle sepolture e dei contesti funerari. E ve lo esemplifico saltando direttamente all'ultimo esempio che avevo scelto di porre alla fine di questa lezione. Il tempo per caricare, e ci riporta nuovamente a Pitecusa. È un caso in cui l'analisi sistematica di un contesto, in tutto quell'insieme di relazioni e di significati simbolici che sono alla base, consente di dare un senso alle cose. È la storia di un bambino morto a 6 mesi. Un bambino morto quindi prima del compiersi della sua identità, ma al tempo stesso è uno dei bambini con il corredo più ricco della necropoli di Pitecusa, questa prima colonia greca in Occidente. Oltre ad avere un corredo stracolmo di oggetti, decine di oggetti laddove la media era di 5-10 oggetti al massimo, era l'unico a recare un oggetto integralmente d'oro, posizionato sul capo del defunto, una corona aurea. Chi era presente alla rievocazione dell'altro giorno ha potuto assistere come la corona fosse l'elemento cardine all'interno del simposio, quello che sanciva l'appartenenza, la possibilità del defunto di partecipare al simposio, al bere comune del vino. Questo bambino di 6 mesi non solo ha una corona aurea, l'unico oggetto integralmente d'oro della necropoli, ma ha sul suo piccolo petto, un bambino di 6 mesi, una coppa, quella che serviva per bere il vino, retta in mano, perché all'interno di questa coppa sono state trovate le falangi delle sue piccole dita. Questo che cosa significa? Che si è voluto simulare nello spazio funerario un simposio ideale, e si è voluto che questo bambino partecipasse ad un qualcosa che, vista l'età, non era una sua attività normale, ma che, attraverso ciò che sappiamo della società greca, attraverso il fatto che la stessa identica cosa si ripete in altre sepolture della necropoli, fra l'altro vicine alla stessa, dove la coppa per bere è posizionata e presa in mano o vicino al capo del defunto, si è voluto simulare ciò che le fonti ci trasmettono rispetto al rituale delle antesterie. Il ruolo del vino è anche quello evocato dalla coppa di Nestore, di cui abbiamo parlato poco fa. Le antesterie sono il rito di passaggio per eccellenza che garantiva, secondo alcune interpretazioni, l'introduzione dei bambini nella società degli adulti. Durante questa cerimonia, che durava 3 giorni, aveva luogo in febbraio, proprio nel mese dei morti, i bambini partecipavano per la prima volta al bere comune. Il bere comune era sancito da un vaso che veniva loro offerto, lo vedete in queste raffigurazioni, quella stessa oinocoe con il quale il vino veniva distribuito. Le fonti letterarie si sposano perfettamente con le fonti iconografiche e ci consentono, nella lettura del caso della necropoli di Pitecusa, di spostare indietro di 3 secoli l'individuazione di un rituale attraverso il quale, conferendo a un bambino dopo la morte uno statuto identitario che lo connotava come un adulto, si faceva sì che egli
compisse l'ultimo rito di passaggio e, oltre la morte, venisse assimilato alla comunità degli adulti. Di tutto questo potete a piacere trarre approfondimento, ben oltre quello che ho potuto dirvi nelle 2 ore e 10 in cui vi ho trattenuto, in questa pagina, dove tutti i miei articoli sull'argomento sono gratuitamente fruibili e possono essere oggetto di approfondimento. Segnalo che non si tratta soltanto di articoli scientifici per tecnici, ma in molti casi, grazie a un rapporto privilegiato che il sottoscritto ha con la rivista Forma Urbis, ho avuto modo anche di raccontare in forma divulgativa dalle pagine appunto di questa rivista, per cui gran parte di questi concetti li trovate in varie forme e potete quindi approfondire e ritrovare i riferimenti bibliografici che possono guidarvi in un approfondimento di casi che io ho scelto di trarre dalla mia esperienza personale di ricercatore, ma che naturalmente potete approfondire anche individualmente attraverso quello che è l'opera che da decenni vede l'archeologia impegnata nella decifrazione del passato. Grazie.